Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda serata del Pavese Festival 2023. Seconda serata, di nuovo una grande serata con un grande ospite che tra poco andremo a presentare. Siamo reduci da una serata magica, la serata di ieri sera in cui abbiamo consegnato il premio Pavese Musica a Claudio Baglioni. In una piazza gremita, ma devo dire che anche questa sera non scherzata come partecipazione di pubblico. E quindi sapete la grande novità di quest'anno, Pavese Festival e Premio Pavese insieme nello stesso periodo, proprio nella settimana in cui cade il compleanno di Pavese, di Cesare Pavese, il 9 settembre, domani festeggeremo il suo compleanno, perché ci piace pensare ad un evento che celebri a tutto tondo la figura di Cesare Pavese e della cultura. Ieri è stata anche una serata davvero speciale perché abbiamo anche presentato a tutti il grande progetto, il grande sogno che tutti noi insieme come territorio vogliamo realizzare, quello di candidarci a breve, il 27 settembre, scadrà il termine per la presentazione della candidatura e il nostro territorio di Alba, Bra, Langhe, Roero si candida a Capitale Italiana della Cultura 2026, quindi Santo Stefano Belbo farà sicuramente la sua parte importante con la grande eredità che ci ha lasciato Cesare Pavese, ma noi abbiamo anche una grande realtà che è anche realtà contadina, realtà di cultura, di impresa, enogastronomia, accoglienza turistica. Siamo un grande territorio UNESCO e quindi dobbiamo veramente avere la grande responsabilità di tutelare e preservare questo nostro territorio meraviglioso. Questa sera è di nuovo una serata veramente bella, importante, speciale, perché c'è ormai un ospite fisso. Perché non si parla di Pavese Festival se non c'è Neri Marco Re, che dall'anno scorso è diventato anche cittadino onorario di Santo Stefano Belbo. Quindi questa sera il suo spettacolo si intitola Era sempre festa, ma Era sempre festa è anche il titolo di un podcast, di un importante progetto che è stato presentato oggi pomeriggio. Vero Pier? È proprio così, tra l'altro farei un applauso perché sta arrivando in questo momento Mario Calabresi e Andrea Bosca, con cui abbiamo lanciato questo progetto alle 18 di questo pomeriggio. Ed è davvero un grande prodotto che da oggi potete ascoltare chiaramente sulla piattaforma Cora Media e su tutte le piattaforme di ascolto, da Spotify a Spreaker, insomma, che tutti noi ormai siamo abituati a conoscere e ad utilizzare quotidianamente. Un podcast, e questa sera vuole essere il completamento di questa giornata dedicata appunto a così, l'abbiamo intitolato Era sempre festa, questo podcast, perché vuole andare a raccontare Pavese attraverso i suoi personaggi, attraverso quello che noi crediamo essere l'unica cosa che davvero conti, la verità che Pavese ci ha lasciato, ovvero le sue parole, i suoi testi, i suoi personaggi, le sue storie che ha raccontato sono immortali e sono storie con cui noi oggi ci specchiamo quotidianamente nel nostro percorso esistenziale. Quindi davvero questo è un omaggio verso lo scrittore che facciamo con Cora Media in una collaborazione che è iniziata qualche mese fa, una chiacchierata con appunto Mario in cui condividevamo questo obiettivo di creare un prodotto che potesse arrivare un po' a tutti, no? E oggi tutti noi abbiamo impegnato lo spazio, parte dello spazio della nostra quotidianità all'ascolto, e questo vuole essere sicuramente un ulteriore omaggio allo scrittore. E questa sera anticipiamo alcuni dei temi, infatti tutti gli anni sapete che Neri legge così dei brani tratti dall'opera dello scrittore e le mescola un po' con delle canzoni, della musica, della tradizione italiana, e questa sera i protagonisti delle letture saranno i romanzi che caratterizzano il podcast che è uscito esattamente in questi giorni. Quindi saranno la trilogia della Bella Estate, dunque Tra Donne e Sole, La Bella Estate, Il Diavolo sulle Colline, Paesi Tuoi e ovviamente La Luna di Falò. Siamo davanti alla collina di Moncucco, quindi direi che non c'è posto migliore per poter così inaugurare questo nuovo progetto della Fondazione del Comune. Quindi non mi resta che augurare a tutti una buona serata e a chiamare sul palco Neri Marco Re e Domenico Mario Renzi. Buonasera. Chiacchieriamo un po', perché
Renzi, buonasera a tutti, ben ritrovati, cari concittadini. Allora, tu non lo sai, Neri, l'anno scorso ti abbiamo dato la cittadinanza onoraria, adesso stiamo lavorando col sindaco e la giunta per darti la residenza onoraria, così paga anche le tasse. Facciamo pagare anche i tributi, perché... E contribuirai a sostenere il festival che, no, di cui sei protagonista da anni. Se mi date quel castello che mi hai mostrato, vi posso pagare. Sì, tu dici, va bene, pari e no, patta. No, più che altro, guarda, sai, Domenico ha detto, ma hanno promesso anche a me la cittadinanza onoraria, eppure ancora non è successo. Ah, già, è vero. Ah, te l'ho promessa l'anno scorso. E quindi come la mettiamo? Ci possiamo lavorare. Ho la macchina in doppia fila, devo andarla a spostare. Lavorare. Mi dai 5, poi ne parliamo. Il politico. Ma poi potete togliere quella bottiglia, so che è lo sponsor, ma messa lì vicino a Domenico rischia, nel senso che o cade o se la beve, insomma, in qualche modo. Vedo che questo è un festival in crescita, nel senso che ieri Baglioni, oggi noi, insomma, sì. si va a salire. Spesso apre i miei concerti, Claudio. Tra l'altro ieri raccontava di una bella serata che avete vissuto a Lerici, no? Insieme, no? Anzi, no, lui è Massimo Conte. No, non c'entra. C'hai una certa età, comincio a perdere i conti. Diciamo, o leggi troppo. O troppo poco, dipende. Troppo poco, esattamente. Guardo troppe partite. E allora... Ma qui ci sono tre tifosi diversi. Abbiamo un juventino, un laziale e un interista. Sembra quasi una barzelletta, vero? E Laura? No. Juventina. Sei juventina, non me l'hai mai detto. Ah, vedi. Adesso lo scopri. Vedi, sei in minoranza. Noi siamo la maggioranza. Scopro stasera questa cosa. Noi stiamo prendendo tempo perché lui deve fare un po' di... No, lui fatto, è a posto. Sei a posto. No. Tu se vuoi prendere Guarda tempo, che questo l'ho usato ieri Claudio. Claudio chi, scusa? No, un ragazzo che passa... Un Claudio comunque. Quindi stasera suona sul serio, bravo. Finalmente faremo qualcosa stasera. Va bene. Allora, siete a posto? Sappiate che sì, non siamo responsabili di quello che leggeremo, nel senso. Sì, è tutta responsabilità nostra, quindi vai avanti. Ah, pensavo di Cesare invece. No, vabbè, insomma, adesso iniziamo. Facciamo finta che appunto ci sia questo sipario ideale, no? Quindi cominciamo. Buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Salpino le navi, si levino le ancore, si gonfino le vele, verranno giorni limpidi e dobbiamo approfittare di questi venti gelidi del greco e del maestrale. Lasciamo che ci spingano al di là di questo mare. Non c'è più niente per cui piangere o tornare. Si perdano i rumori e presto si allontanino i ricordi e questi odori. Verranno giorni vergini e comunque giorni nuovi. Ci inventeremo regole, ci sceglieremo i nomi e certo ci ritroveremo a fare vecchi errori, ma solo per scoprire di essere migliori. Mentre tu, intanto nel tempo che resta, sei qui accanto e già molto diversa e bellissima, sei bellissima. C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui. E non invece a Canelli, a Barbaresco o in Alba, qui non ci sono nato, è quasi certo. Dove sono nato, non lo so. Non c'è da queste parti una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa che io possa dire ecco cos'ero prima di nascere. Non so se vengo dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del Duomo di Alba, magari non veniva neanche dalla campagna, magari era la figlia dei padroni di un palazzo,
oppure mi ci hanno portato in un cavagno da vendemmia due povere donne da Monticello, da Neive, o perché no, da Cravanzana. Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione. Così questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l'ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto. Uno gira per mare e per terra, come i giovanotti dei miei tempi andavano sulle feste dei paesi intorno e ballavano, bevevano, si picchiavano, portavano a casa la bandiera e i pugni rotti. Si fa l'uva e la si vende a Canelli, si raccolgono i tartufi e si portano in Alba. C'è Nuto, il mio amico del Salto, che provvede di bigonce e di torchi tutta la valle fino a Carno, a Camo. Che cosa vuol dire? Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti. Ma non è facile starci tranquillo. Da un anno che lo tengo d'occhio e quando posso ci scappo da Genova, mi sfugge di mano. Queste cose si capiscono col tempo e l'esperienza. Possibile che a 40 anni e con tutto il mondo che ho visto non sappia ancora che cos'è il mio paese? Adesso Nuto è sposato, un uomo fatto, lavora e dà lavoro. La sua casa è sempre quella e sotto il sole sa di gerani e di leandri. Ne ha delle pentole alle finestre e davanti. Il clarino è appeso all'armadio, si cammina sui trucioli. Li buttano a ceste nella riva sotto il Salto. Una riva di gaggie, di felci e di sambuchi, sempre asciutta d'estate. Nuto mi ha detto che ha dovuto decidersi, o falegname o musicante, e così dopo 10 anni di festa ha posato il clarino alla morte del padre. Quando gli raccontai dove ero stato, lui disse che ne sapeva già qualcosa da gente di Genova e che in paese ormai raccontavano che prima di partire avevo trovato una pentola d'oro sotto la pila del ponte. Scherzammo. Forse adesso, dicevo, salterà fuori anche mio padre. Tuo padre, mi disse, sei tu. In America, dissi, c'è di bello che sono tutti bastardi. Anche questa, fece Nuto, è una cosa da aggiustare. Perché ci deve essere chi non ha nome né casa? Non siamo tutti uomini? Lascia le cose come sono, io ce l'ho fatta, anche senza nome. Tu ce l'hai fatta, disse Nuto, e più nessuno osa parlartene. Ma quelli che non ce l'hanno fatta? Non sai quanti meschini ci sono ancora su queste colline. Quando giravo con la musica, dappertutto davanti alle cucine si trovava l'idiota, il deficiente, il venturino, figli di alcolizzati e di serve ignoranti che li riducono a vivere di torsi di cavolo e di croste. C'era anche chi li scherzava. E tu ce l'hai fatta, disse Nuto, perché bene o male hai trovato una casa. Mangiavi poco dal padrino, ma mangiavi. Non bisogna dire gli altri ce la facciano. Bisogna aiutarli. Sotto la luna e le colline nere, Nuto una sera mi domandò come era stato imbarcarmi per andare in America. Se, ripresentandosi l'occasione e i 20 anni, l'avrei fatto ancora. Gli dissi che non tanto era stata l'America, quanto la rabbia di non essere nessuno, la smania, più che di andare, di tornare un bel giorno dopo che tutti mi avessero dato per morto di fame. In paese non sarei stato mai altro che un servitore, che un vecchio cirino. Anche lui era morto da un pezzo, si era rotta la schiena cadendo da un fienile e aveva ancora stentato più di un anno. E allora tanto valeva provare, levarmi la voglia, dopo che avevo passato la Bormida, di passare anche il mare. Ma non è facile imbarcarsi, disse Nuto. Hai avuto del coraggio. Non era stato coraggio, gli dissi. Ero scappato. Forse qualcuno domani di
dimenticherai. Alla porta di casa una luce, dimenticherai. Accesa la notte e accesa anche al giorno che arriva. Accesa la notte e inutile al giorno che passa, che una luce di giorno è accesa soltanto chi guarda. Forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa una voce dimenticherà, che parla alla notte e parla anche al giorno che arriva. Che parla alla notte e il giorno che passa confonde. Che una voce di giorno si spegne se nessuno risponde. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa il suo nome dimenticherà. Perduto alla notte e perduto anche al giorno che arriva. Perduto alla notte e al giorno che passa e consuma. Perché un nome è perduto per sempre se nessuno lo chiama. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la. La la la, la 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 la. La bella estate. A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e attraversare la strada per diventare come matte. E tutto era così bello, specialmente di notte, che tornando stanche e morte speravano ancora che qualcosa succedesse. Che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino, o magari venisse giorno all'improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare, camminare fino ai prati e fin dietro le colline. «Siete sane, siete giovani», dicevano. «Siete ragazze, non avete pensieri». Si capisce. Eppure una di loro, quella Tina che era uscita zoppa dall'ospedale e in casa non aveva da mangiare, anche lei rideva per niente e una sera trottando dietro gli altri si era fermata e si era messa a piangere perché dormire era una stupidaggine e rubava tempo all'allegria. Amelia almeno si sapeva che faceva un'altra vita, suo fratello era meccanico, ma lei compariva solo di tanto in tanto, le sere di quell'estate, e non dava confidenza a nessuno, ma rideva con tutti, perché aveva 19 o 20 anni. Ginia avrebbe voluto avere la sua statura, perché con le gambe di Amelia stavano bene, sì, le calze fini. Quantunque vista in costume da bagno, Amelia era sporgente di fianchi e come fattezze dava un po' l'aria a un cavallo. «Sei disoccupata da molto?» le chiese. «Un lavoro ce l'ho. Mi faccio dipingere». A sentire la voce pareva uno scherzo. Ginia la guardò. «Dipingere come?» «Di faccia, di profilo, vestita, spogliata. Si dice la modella». Ginia ascoltava fingendo stupore per farla parlare, ma sapeva benissimo quel che Amelia diceva. Soltanto non avrebbe mai creduto che ne parlasse con lei.
perché a nessuna di loro Amelia l'aveva mai detto, e il segreto l'aveva scoperto Rosa soltanto per via di Portinaie. Vai davvero da un pittore? Andavo, disse Amelia, ma d'estate gli costa meno dipingere fuori, d'inverno fa troppo freddo a stare nuda in posa e così non si lavora quasi mai. Ti spogliavi? Eh già, disse Amelia. Rosa, brontolando, disse piano che aveva paura di essere incinta. Ginia le diede della stupida e litigarono sull'angolo. Poi la cosa passò, perché Rosa si era messa in quello stato solamente per spavento, ma intanto Ginia fu più agitata di lei, perché le pareva di essere stata truffata e lasciata a far la bambina mentre gli altri si divertivano, e proprio da Rosa, poi, che non aveva neanche un po' di ambizione. «Io valgo di più», diceva Ginia, «a 16 anni è troppo presto. Peggio per lei se si vuole sprecare». Diceva così, ma non poteva ripensarci senza umiliazione, perché l'idea che quelle altre, senza mai dirlo, fossero tutte passate nei prati, mentre a lei, che viveva da sola, la mano di un uomo dava ancora il batticuore, questa idea le tagliava il fiato. «Perché quel giorno sei venuta a dirlo a me?» chiese a Rosa un pomeriggio mentre uscivano insieme. «E a chi vuoi che lo dicessi? Stavo fresca». «Perché non mi hai mai detto niente prima?» Rosa, che adesso era tranquilla, rideva. Cambiò il passo. «Se non si dice è più bello, porta male parlarne», Ginia pensava. «È una stupida, adesso ride ma prima voleva ammazzarsi. Non è ancora una donna, ecco cos'è». Ginia quella notte dormì poco e le pesavano addosso le coperte, ma pensò a tante cose che più il tempo passava più diventavano stravaganti. Si immaginava di essere sola, nel letto sfatto, in quel cantuccio dello studio, e sentir Guido muoversi di là, dalla tenda, e vivere con lui, baciandolo e facendogli cucina. Chissà dove mangiava Guido quando non era ancora soldato. Poi cominciò a pensare che non avrebbe mai creduto di mettersi con un soldato, ma che Guido, in borghese, doveva essere un uomo bellissimo, così biondo e forte, e cercava di ricordarsi la sua voce che aveva già dimenticata, mentre quella di Rodriguez la ricordava benissimo. Doveva rivederlo, fosse solo per sentirlo parlare. Più ci pensava e meno capiva perché Amelia si era messa con Rodriguez invece che con lui. Era contenta di non sapere che cosa Amelia e Guido avessero fatto insieme a quel tempo che rompevano i bicchieri. Quando la sveglia suonò, lei non dormiva e pensava a tante cose nel tepore del letto. Alla prima luce rimpianse che fosse ormai inverno e non si potessero più vedere i bei colori del sole. Chissà se Guido ci pensava, lui che diceva che i colori erano tutto. «Che bellezza», disse Ginia, e si alzò. Non andò più a cercare nessuno al cinema o alla sala, si accontentò di camminare tutta sola per le strade e di andare qualche volta fino al centro. Era novembre e certe sere prendeva il tram, scendeva ai portici, girava un momento e poi rincasava. Sperava sempre di incontrare Guido e tutti i soldati li guardava in faccia di sfuggita. Tanto per sapere, s'arrischiò una volta col batticuore davanti al caffè di Amelia e intravide molta gente, ma lei no. Le giornate passavano ad agio, ma il freddo aiutava a starsene al chiuso. E Ginia, in quella malinconia, pensava che un'estate come l'ultima non l'avrebbe passata mai più. «Ero un'altra donna», pensava. «È impossibile che fossi così matta. Mi è andata bene per miracolo. Che un altro anno sarebbe tornata l'estate, le pareva incredibile». E si vedeva già per i viari alla sera, sola e con gli occhi rossi, da casa al lavoro, dal lavoro a casa, nell'aria tiepida, come una ragazza di 30 anni. Il peggio era che il gusto di una volta a starsene quella mezz'ora sul letto al buio non lo provava più. Anche lavorando in cucina pensava allo studio e le avanzava sempre tempo per guardare in aria. S'accorse dopo di aver trascorso in questo modo non più di 15 giorni. Sperava sempre, uscendo dall'atelier, di trovare qualche novità sotto il portone. E che non ci fosse mai nessuno ad aspettarla le dava il senso di aver perduto la giornata, di essere già a domani l'altro, e di aspettare qualcosa che non veniva mai. Non ho ancora 17 anni, pensava. Ho tanto tempo. Ogni mattina ascolto l'alba e la sera il tramonto e tutto il rumore che fa.
E poi, per ogni giorno che passa, faccio un segno su un muro di questa città. Perché non è il tempo che mi manca, e nemmeno l'età. Io ogni mattina quando parto lascio aperta la mia porta se qualcuno verrà. E poi metto polvere di gesso sul pavimento di casa per i passi che farà. Perché quando c'è una porta aperta, di sicuro prima o dopo si sa. Io ogni sera quando torno lascio delle tracce bianche sulla polvere che sa che qui non ci viene mai nessuno, e nemmeno per oggi non ci sono novità. E poi richiudo la mia porta per la notte e per il freddo che ci fa. Sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa graffio un pezzo di muro di questa città. Perché non è il tempo che mi manca, e nemmeno l'età. Diavolo sulle colline. Eravamo molto giovani, credo che in quell'anno non dormissi mai, ma avevo un amico che dormiva meno ancora di me e certe mattine lo si vedeva già passeggiare davanti alla stazione nell'ora che arrivano e partono i primi treni. L'avevamo lasciato a notte alta sul portone. Pieretto aveva fatto un altro giro e visto l'alba addirittura bevuto il caffè. Adesso studiava le facce assonnate di spazzini e di ciclisti. Nemmeno lui ricordava i discorsi della notte. Vegliandoci sopra li aveva smaltiti e diceva tranquillo «Si fa tardi, vado a letto». Qualcuno degli altri, che ci trottava dietro, non capiva che cosa facessimo a una certa ora, finito il cinema, finite le risorse, le osterie, i discorsi. Si sedeva con noi tre sulle panchine, ci ascoltava brontolare o sghignazzare, si infiammava all'idea di andare a svegliare le ragazze o aspettare l'aurora sulle colline. Poi a un nostro cambiamento di umore tentennava e trovava il coraggio di tornarsene a casa. L'indomani costui ci chiedeva «Che cosa avete poi fatto?» Non era facile rispondergli. Avevamo ascoltato un ubriaco, guardato attaccare i manifesti, fatto il giro dei mercati, visto passare delle pecore sui corsi. Allora Pieretto diceva «Abbiamo fatto conoscenza con una donna». L'altro non ci credeva ma restava interdetto.
Ci vuole perseveranza, diceva Pieretto. Si passa e ripassa sotto il balcone tutta la notte. Lei lo sa, se ne accorge. Non c'è bisogno di conoscerla. Se lo sente nel sangue, viene il momento che non ne può più, salta dal letto e ti spalanca le persiane. E tu appoggi la scala. Fra noi tre non si parlava volentieri di donne, non almeno sul serio. Né Pieretto né Oreste mi dicevano tutto di sé. Per questo mi piacevano. Le donne, quelle che separano, sarebbero venute più tardi. Per adesso parlavamo soltanto di questo mondo, della pioggia e del sole. E tanto ci piaceva che andare a dormire ci pareva di perdere davvero tempo. Rasentando la macchina mi aspettavo di udire sussurri e fruscii, magari ridere, e invece intravidi un uomo solo al volante. Giovanotto riverso, con la faccia stravolta verso il cielo. Sembra morto, disse Pieretto. Oreste era già fuori dell'ombra. Andammo sotto la voce dei grilli e in pochi passi sotto gli alberi pensai molte cose. Non osavo voltarmi. Pieretto taceva al mio fianco. La tensione divenne intollerabile. Mi fermai. Impossibile, dissi. Quel tale non dorme. Di che cosa hai paura? Disse Pieretto. L'hai veduto? Dormiva. Uno non si addormenta in quel modo e sulla macchina in movimento, dissi. Avevo ancora nelle orecchie la sfuriata di Pieretto. Passasse qualcuno. Ci voltammo a guardare la curva, nera di alberi. Una lucciola attraversò la strada balenando come una sigaretta che brucia da sola. Ascoltiamo se riparte. Pieretto disse che chi aveva una macchina simile poteva anche fare il suo comodo e guardare le stelle. Tesi attento l'orecchio. Magari ci avvisti? Vediamo se risponde, disse Oreste, e cacciò un urlo, lacerante, bestiale. Cominciò come un boato e riempì terra e cielo, un muggito di toro, che poi si spense in una risataccia da ubriaco. Oreste evitò con un salto il mio calcio. Tendemmo l'orecchio tutti. Quel cane la trava di nuovo, i grilli tacevano sbigottiti. Nulla. Oreste aprì la bocca per rifare quel verso e Pieretto disse «Pronti». Stavolta muggirono insieme, a lungo, con striduli ritorni e riprese. Mi si accapponò la pelle pensando che come il raggio di un faro nella notte una simile voce giungeva dappertutto, sui versanti, in fondo ai sentieri, nei grumi d'ombra, dentro le tane e le radici, e tutto faceva vibrare. Desidero dirvi che questi sono giorni per me molto importanti. Ieri ho capito molte cose. Quel grido dell'altra notte mi ha svegliato, è stato come il grido che sveglia un sonnambulo, è stato un segno, la crisi violenta che risolve una malattia. «Eri malato?» disse Rosalba. «Ero peggio», disse Poli, «ero un vecchio che si crede ragazzo. Adesso so che sono un uomo viziato, un uomo debole, ma un uomo. Quel grido mi ha mostrato a me stesso. Non mi faccio illusioni». «Potenza di un grido», disse Pieretto. Senza volerlo scrutai gli occhi di Poli, se non fossero pesti. «La mia vita», lui continuò, «la vedo come la vita di un altro. So chi sono adesso, di dove vengo, cosa faccio». «Ma questo grido», lo interruppi, «lei l'aveva già sentito?» «Sei duro», disse Pieretto. «Era il richiamo che si usava a caccia», disse Poli sorridendo. «A caccia siete stati», scattò Rosalba. «Siamo stati in collina». Seguì un silenzio imbarazzato, in cui tutti, tranne Poli, ci guardammo le unghie. Di nuovo quella donna cantava nella cerchia dei tavoli. Sentii che Rosalba affannosa batteva il tempo col tacco. Sulla voce cadenzata e sul fruscio delle coppie pensai al coro dei grilli nella collina nera. «Ebbene», concluse Rosalba, «non hai più storie? Vuoi ballare adesso?» Poli non batté ciglio e non si mosse. Pensava al suo grido. «È bello svegliarsi e non farsi illusioni», continuò sorridendo. «Ci si sente liberi e responsabili. Una forza tremenda è in noi. La libertà. Si può toccare l'innocenza. Si è disposti a soffrire». Altre cose avvennero quel giorno, altri incontri, e la sera mangiammo e bevemmo e girammo il paese sotto le stelle. Ci pensai l'indomani, disteso nudo nella pozza sotto il sole feroce, mentre Oreste e Pieretto sguazzavano come ragazzi. Nell'afa estuosa della buca vedevo il cielo scolorito dal riverbero e sentivo la terra tremare e ronzare. Pensavo a quell'idea di Pieretto che la campagna arroventata sotto il sole d'agosto fa pensare alla morte. Non era sbagliato. Quel brivido di starcene nudi e saperlo, di nasconderci a tutti gli sguardi e bagnarci, annerirci come tronchi, era qualcosa di sinistro,
più bestiale che umano. Scorgevo nell'alta parete dello spacco affiorare radici e filamenti come tentacoli neri. La vita interna, segreta della terra. Oreste e Pieretto, più avvezzi di me, si voltolavano, saltavano, discorrevano. Presero in giro anche i miei fianchi, ancora pallidi, infami. Nessuno poteva sorprenderci là dentro, perché le meliche scosse fanno uno scroscio rumoroso. Eravamo sicuri. Oreste, disteso nell'acqua, diceva: prendete il sole dappertutto, diventeremo come i tori. Sono un toro di aratro e di arena, la mia pena è amar la fatica, il mio cuore sta spento in discesa, si accende solo in salita. E lo so che ti sembra insensato che ci sia dell'orgoglio nel mio pelo sudato, in un lucchetto sul collo, tanto io tiro e non mollo, io tiro e non mollo, io non mollo nel gioco e nel gioco, fino a quando il mio cuore non scoppia, fino a quell'ultimo applauso. La mia vita appartiene alla folla, insieme a quel folle piacere che ha nel vedermi morire. Sono un toro di aratro e di arena, non sono mica un pavone, per dire, per dire. Per me il rosso è un colore, non è il bene né il male, dipende dal modo in cui è usato, mentre il sangue mi pare al contrario un valore assoluto. Mentre chino la mia testa alla spada, io lo so che faccio parte di un rito che da secoli aiuta gli ometti a nutrire gli ormoni, a sentirsi padroni, a sentirsi padroni. Come quando precedo la lama che divide questo campo in porzioni, la natura mi ha dato la forza, ma non mi ha dato le mani. E la terra è il mio segno, è la mia casa, a lei devo la mia sola certezza, la misura di ogni mio passo, la mia destinazione, fino alla fine. Fino alla fine. Tra donne sole.
Arrivai a Torino sotto l'ultima neve di gennaio, come succede ai saltimbanchi e ai venditori di torrone. Mi ricordai che era carnevale vedendo sotto i portici le bancarelle e i becchi incandescenti dell'acetilene, ma non era ancora buio e camminai dalla stazione all'albergo sbirciando fuori dei portici sopra le teste della gente. L'aria cruda mi mordeva alle gambe e, stanca com'ero, indugiavo davanti alle vetrine, lasciavo che la gente mi urtasse e mi guardavo intorno stringendomi nella pelliccia. Pensavo che ormai le giornate s'allungavano e che presto un po' di sole avrebbe sciolto quella fanghiglia e aperto la primavera. Rividi così Torino, nella penombra dei portici. Quando entrai nell'albergo non sognavo che il bagno scottante e distendermi e una notte lunga. Tanto a Torino ci dovevo stare un pezzo. In uno di quei giorni, piovigginava, dovetti tornare prima di sera dalle parti della consolata. Cercavo un elettricista e mi faceva un certo effetto rivedere le vecchie botteghe, i grandi portoni nelle viuzze e leggere i nomi delle orfane di Corte d'Appello, Tre Galline, riconoscendo le insegne. Nemmeno i ciottoli delle strade erano cambiati. Non avevo l'ombrello e sotto le strisce strette di cielo in mezzo ai tetti ritrovavo l'odore dei muri. Nessuno lo sa, mi dicevo, che sei tu, quella Clelia. Non osavo soffermarmi e mettere il naso nelle vecchie vetrine. Quello era tutto il mio passato, insopportabile, eppure così diverso, così morto. Mi ero detta tante volte in quegli anni, e poi più avanti, ripensandoci, che lo scopo della mia vita era proprio di riuscire, di diventare qualcuna, per tornare un giorno in quelle viuzze dove ero stata bambina e godermi il calore, lo stupore, l'ammirazione di quei visi familiari, di quella piccola gente. E c'ero riuscita, tornavo, e le facce, la piccola gente, erano tutti scomparsi. Carlotta era andata, e il Lungo, Giulio, la Pia, le vecchie, tutti, anche Guido era andato. Chi restava come Gisella non le importava più di noi, né di allora. Maurizio dice sempre che le cose si ottengono, ma quando non servono più. Momina era più giovane di me, ma non molto. Vestiva benissimo, un tailleur grigio sotto la pelliccia di castoro e aveva pelle massaggiata, il viso fresco. Sfruttava la sua miopia per darsi un'aria staccata. Mi ricordai l'abito viola del veglione e le guardai lanurare, che era vuoto. «Noi andiamo», disse Mariella a un tratto. Momina ci disse di aspettarla, che aveva la macchina sotto. Riempimmo in tre la Topolino verde. Mi aspettavo di meglio. Mariella volle montare di dietro. Accendendo Momina mi disse «È tutto quanto mi passa mio marito». «Ah», dissi, «vivo sola», osservò Momina partendo. «È meglio per lui e per me». Mi riportò al centro, non disse nulla di Mariella. Parlò della Nene, invece, e disse che faceva delle così belle sculture. «Non si capisce perché perde il tempo con quel Loris», sorrise. «È così intelligente. Una donna che vale più dell'uomo che le tocca è una grossa disgrazia. Una grossa disgraziata». Le chiesi di portarmi in via Po. Quando uscì dal portico e mi riaccostai alla macchina, Momina fumava una sigaretta e guardava innanzi nel buio. Mi aprì lei lo sportello. Andammo a prendere l'aperitivo in piazza San Carlo. Ci sedemmo in due poltroncine in fondo a un nuovo caffè dorato, dall'ingresso ancora ingombro di steccati e di macerie. Un posto elegante. Momina rovesciò la pelliccia e mi guardò. «Lei ormai conosce tutti i miei amici», mi disse. «Da Roma a Torino è un bel salto. Deve essere bello lavorare come fa lei». «Che cosa cerchi? Un impiego?» pensai. «Non si spaventi», continuava. «È così piccolo il giro qui a Torino. Non voglio chiederle consigli, lei ha gusto, ma la mia sarta mi basta. È un piacere parlare con chi vive un'altra vita». Parlammo un poco di Torino e di Roma. Mi guardava stringendo gli occhi nel fumo. Delle case che non si trovano, di quel nuovo caffè. Disse che a Roma non c'era mai stata, ma era stata a Parigi. E se non pensavo che sarei andata a Parigi per il mio lavoro. Dovevo assolutamente. Viaggiare per lavoro era il solo viaggiare possibile. E perché mi accontentavo di Torino? Allora dissi che a Torino mi ci avevano mandato. Sono nata a Torino. Anche lei era nata a Torino, mi disse, ma cresciuta in Svizzera e sposata a Firenze. Mi hanno allevata da signora, disse.
Ma che cos'è una signora che non può prendere il treno domattina e andare in Spagna, andare a Londra, andare dove le pare? Aprì la bocca, ma lei disse che dopo la guerra soltanto chi lavorava come me poteva prendersi il lusso. Ma chi lavora non ha tempo, dissi. E lei tranquilla, non vale la pena di lavorare soltanto per venire a Torino. Credetti di averla capita e le dissi che da Torino io mancavo da quasi 20 anni e c'ero venuta anche per rivedere casa mia. Momina disse, non ce la faccio più. Venne a fermarsi contro un mucchio di ghiaia. Il radiatore fumava. Allora scendemmo e guardammo le colline. È bello quassù, disse Rosetta. Il mondo è bello, disse Momina vedendoci dietro, se non ci fossimo noi. Noi sono gli altri, dissi guardando Rosetta. Basta fare a meno degli altri, tenerli a distanza, e allora anche vivere diventa una cosa possibile. È possibile qui, disse Rosetta, per un momento, per il tempo di una corsa, ma guardi Torino, è spaventoso, bisogna vivere con tutta quella gente. Non devi mica tenerteli in casa, le disse Momina. I denari servono a qualcosa. C'è solo un fiore in quella stanza e tu ti muovi con pazienza. La medicina è amara, ma tu già lo sai che la berrà. Se non si arrende tu lo tenti e sciogli il nodo dei tuoi fianchi e quel vestito scopre già. Chi coglie il fiore impazzirà. Farà per te qualunque cosa e tu sorella e madre e sposa. E tu, regina o fata, tu non puoi pretendere di più. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia, ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti tirano giù, e se comincia la caccia alle streghe, la strega sei tu. E insegui i sogni da bambina e chiedi amore e sei sincera. Non fai magie né trucchi, ma nessuno ormai ci crederà. C'è chi ti urla che sei bella, che sei una fata, sei una stella. Poi ti fa schiava, però no, chiamarlo amore non si può. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia, ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti tirano giù, e se comincia la caccia alle streghe, la strega sei tu. C'è chi ti esalta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no,
chiamarlo amore non si può. Paesi tuoi. Cominciò a lavorarmi sulla porta. Io gli avevo detto che non era la prima volta che uscivo di là e che un uomo come lui doveva provare anche quello. Ma ecco che si mette a ridere facendo il malizioso come fossimo uomo e donna in un prato e si butta sotto braccio il fagotto e mi dice: bisognerebbe non avere mio padre. Che gli scappasse da ridere me l'aspettavo, perché un goffo come quello non esce di là dentro senza fare matterie. Ma era un ridere con malizia, di quelli che si fanno per aprire un discorso. Stasera mangerai la gallina con tuo padre, gli dico guardando la strada. La prima volta che si esce dal giudiziario, a casa ti fanno la festa di nozze. Lui mi veniva dietro e mi stava attaccato come se il carrettino dei gelati che passava a tutta corsa minacciasse noi due pedoni. Non aveva mai traversato un corso, si vede, o mi stava già lavorando. Mi ricordo che né io né lui ci voltammo a guardare le carceri. Faceva effetto vedere le piante spesse del viale e faceva anche un gran caldo, tanto che sudavo tutto per via della cravatta stretta. Faceva caldo come là dentro e a un certo punto avevamo scantonato in mezzo al sole. Cammina e cammina per quella bassa, cominciamo a vedere dietro le piante una collina che cresce. È ancora lunga? Meno male che il sole calava e pigliava di fianco le gambe di Talino e i paracarri e la polvere e le indorava come i fari di un'auto di notte. Poi usciamo dalle piante e si vede un collinone tutto vigne e cascine e boscoso e pelato sulla punta. Dov'è Monticello? Da casa lo vediamo, è sul fianco della mammella. E dicendo gli scappa da ridere. Mi volto e rivedo la collina del treno. Era cresciuta e sembrava proprio una poppa, tutta rotonda sulle coste e col ciuffo di piante che la chiazzava in punta. E Talino rideva dietro la barba da goffo, come se fosse proprio davanti a una donna che gli mostrasse una mammella. Scommetto che non ci aveva mai pensato. Poi prendiamo una strada più stretta, senza paracarri, che attraversava un prato in salita e arriviamo alla cascina. Era grossa. E prima cosa vedo un'ala di portici sotto il fienile e i buoi fermi davanti a un carro e delle donne intorno. Talino leva il fagotto e si mette a gridare. Allora grido anch'io. Una donna comincia a correre e un can barbone ci salta addosso, ma non sembra neanche che arriviamo da Torino. Una giovane pianta il tridente nel fieno, un ragazzotto corre in casa. Da dietro il carro esce un vecchio storto in maniche di camicia e ci guarda, la mano sugli occhi. Io mi fermo, Talino saluta. In gamba, pa! E niente succede. Il vecchio grida verso la casa. Donne, è arrivato! E si volta a guardarmi. Poi dà una voce alle donne del carro e ci viene incontro. Mentre parlano insieme, ci guardiamo. Il vecchio aveva in testa una cappellinaccia sfondata e parlando con Talino sembrava che ascoltasse me. Ti ho capito, dico io. Questo è più furbo del figlio. Me l'aveva promesso Gisella che prima di notte ci saremmo veduti nel prato. Aveva un modo di rispondere con gli occhi, Gisella, che metteva anche lei l'incendio alla grangia, come Talino. Non l'ho detto, ma prima nella stalla, quando mungeva, avevo preso anch'io la poppa e le sue dita, e tirando insieme s'era versato un po' di latte. Sta bravo, mi aveva detto lei nell'orecchio, ridendo. La porta era aperta e potevano tornare gli altri. Allora mi ero alzato e avevo acceso e le guardavo i piedi, che erano spessi a forza di andar scalzi. «Quando vai a messa, metti le calze?» le avevo chiesto. Allora Gisella aveva steso la gamba come una ballerina, stando seduta e guardandomi sempre. «Non è bella così?» La gamba era scura, ma forte. «Tira su», le dicevo senza muovermi. «È dalle ginocchia che si conosce». Lei si era messa a ridere, fissandomi negli occhi fino al midollo. E adesso un'altra, sorprendendomi a discorrere con la Pina, mi avrebbe fatto una scenata, ma non lei, che mi capiva. «Ho già sete al mattino», dico alla Pina. «Come picchia il sole! Quell'acqua che sapeva di ciliegia era nel secchio in cucina e tutti quanti la bevevano al mestolo, compresa Gisella». «Meriteresti, pensavo, che non venisse Gisella. È una donna e lei... sì, lei sì, non dovrebbe uscire di notte».
C'era un po' di vento sulla stoppia, ma così pigro che non si portava via il fumo. E solo come un fiato rinfrescava e schiariva la voce dei cani. Un bel momento sento dall'aia anche il nostro, che scatta rabbioso. Se fosse Gisella le farebbero le feste, dico. Maledetta la luna. Allora mi metto a pensare che cosa voleva dirmi Gisella e che cosa mi avrebbe lasciato fare. Qui, sotto la luna, non vorrà, dicevo. E se volesse soltanto parlare... Ma ridevo perché raccontandole della collina che sembrava una mammella sarei venuto sul discorso. Aspetto sempre e la luna saliva. Non levavo la testa da terra e sentivo anche le scosse che le voci dei cani davano alle pietre. La canzone dei grilli era così forte che non si sentiva più. Non mi muovevo e mi cascò la sigaretta. Chiunque venisse saresti contento, pensavo. Che mi faccia aspettare per vedere se sono di fegato? Dico. E allora salto su per sedermi sul pozzo, perché tutto d'un colpo mi era venuto in mente che se dall'aia non vedevo nessuno, Gisella non veniva. Mi alzo in piedi e mi metto a ridere, per farmi una faccia. Rido, rido e mi fermo perché diventavo matto. Qualcuno dalla stoppia mi aveva risposto ridendo, ma non era Gisella. Era un verso da bestia, che sembrava una vecchia, una voce da battere i denti. Vado tutto in sudore. Poi la vedo fermarsi a metà della stoppia, una cosa nera che si muoveva adagio e che ride di nuovo, da sola. Era una capra. Mi siedo contro il muretto e la guardo perché veniva proprio da me. Fortuna che non c'era Gisella e che non mi vedeva. La capra si ferma a 3 metri, mi guarda, poi piglia la corsa di fianco e si butta nelle canne come un camoscio. Fece un po' di fracasso e poi silenzio. «Berto, vatti a nascondere», dico, voltandomi da tutte le parti. «Se ti avesse veduto Talino!» Ero tranquillo adesso, come se mi fossi cavato del sangue. Ma Gisella non veniva. E accendevo e fumavo, e la stoppia era un po' bianca e un po' nera, secondo che andava la luna. E si levò il vento, e le canne scricchiolavano forte, coi grilli, e tutti i cani dormivano. Veniva sonno anche a me. Poi le nuvole se ne vanno, e tutto resta come... un mare di luna che faceva vedere dietro la cascina il capezzolo scuro di Monticello. Stavolta rido dalla rabbia e concludo che l'avevo saputo fin dal principio che anche Gisella mi prendeva in giro. Questo è il paese di Talino, Berto. Magari era d'accordo con Talino e tu stai qui a farli ridere. Butto la cicca e mi incammino. Che fosse per prima di cena, pensavo. Eppure ha detto stanotte. Se uno comincia non si ferma più. Te l'ha detto Talino, pensavo, che faceva l'amore con l'altro. Tu davi noia e ti ha mandato via per ricevere l'altro. Meglio così, dicevo, perché così almeno non parla. Per non svegliare il cane facevo il giro della casa e volevo passare dal cortile. Qui c'era l'ombra della luna e qualcuno che fosse nascosto nei portici dietro la stalla poteva scannarmi in pace. Attraverso dal cortile per guardarmi le spalle e salgo lo scalino della stalla. Sento che la corda resiste di dietro, poi la porta si apre e mi viene addosso Gisella che quasi gridavo. Mi spinge indietro, chiude la porta con la schiena e restiamo nel sottoscala del portico. Zitto! E mi chiude la bocca. Talino è 3 ore che aspetta. E io no, dico, tenendole la vita. C'è una luna questa sera che la tocchi con le mani, lentamente, lentamente s'avvicina e si srotola dal cielo, è un gomitolo di lana, è un gomitolo di luna che cammina. Grande luna nella sera e sopra i tetti di Torino, tutti i gatti per la strada a far mattina, che si deve festeggiare, questa notte un po' speciale, c'è la luna, bianca luna che cammina, bianca luna sotto il cielo e sulle antenne di Milano, non l'avevi vista mai.
così vicina. Per chi nasce questa notte, certo, porterà fortuna. Sarà figlio, sarà il figlio della luna. Bianca luna così grande che la sfiori con le mani, lentamente, lentamente si allontana e si arrotola nel cielo, è un gomitolo di lana, è un gomitolo di luna che cammina, e si arrotola nel cielo, è un gomitolo di lana, è un gomitolo di luna ballerina. Domenico Mario Renzi alla chitarra e al pianoforte. Beh, grazie, grazie davvero di cuore. Grazie a tutti quanti voi, grazie alla Fondazione Pavese, a Pierluigi, a tutti coloro che appunto lavorano e collaborano in questa bellissima fondazione. Noi ormai veramente abbiamo fatto l'abbonamento, ci fa molto piacere. Adesso stavamo dicendo tra i bis quali canzoni non abbiamo fatto gli anni scorsi. E quindi potremmo anche fare. Stavamo anche pensando alla scaletta dell'anno prossimo. Esatto, quindi non possiamo anticipare nulla. Potremmo fare, va bene, una la possiamo fare noi. Voi intanto pensate a cosa magari vorreste sentire, giusto? Facciamo quella? Dai, sì. Abbiamo deciso di fare quell'altra, non è quella. Che si gioca per vincere, non si gioca per partecipare. Chi è ferito e non cade, ma continua ad andare. E a sbattersi nel buio, e a farsi vedere. E a sanguinare di nascosto,
e a pagare da bere a goccia, ma tu guarda il mio cuore mangiato, l'amore ha sempre fame, non l'avevi notato, e dice sempre con disinvoltura, senza paura, dice mai, senza paura mai, che si veste di bianco per scandalizzare e compra rose a dozzine e fa curvare i pianeti e fa piegare le schiene, che si gioca per vincere, chi vince è perduto, con una chiave ed un numero in mano, tutta la notte a aspettare un saluto e a pensare ti amo. Che raccoglie conchiglie dopo la mareggiata, che il cielo è ancora scuro, ma la notte è passata, e macina la sabbia dentro ai mulini a vento, e che non ha mai fretta, e che non ha mai tempo, e poi l'amore indecente che si lascia guardare, l'amore prepotente che si deve fare, e gli amori ormai passati e ancora vivi nella mente, che dell'amore non si butta niente, niente, niente. Avete delle richieste? Come? L'orologio americano addirittura. Volendo, sì. Sì, sì, certo. Va bene, facciamo allora, sì, lanciata allora. Giuro che non eravamo d'accordo. Va bene, allora, l'orologio americano, per chi non lo conoscesse, è un pezzo di Ivano Fossati, che non è, diciamo, il primo che viene in mente quando, esatto, uno pensa a Ivano Fossati, però... Quindi vuol dire che è un pubblico di altissimo livello. Esattamente, ma questo si capiva già ormai. Noi perché torniamo qua ogni anno? Perché c'è un pubblico di grandissimo livello. Non perché ci chiama Pierluigi, perché insomma... Che poi non... Dove sta Pierluigi? È andato via? Sì, ah, stasera si nega. Che poi non ho... L'accento giusto com'è? Baccane o baccaneo? Eh? È Rigoglio. Sì, ho capito, vabbè, dai. Tu fai il figo perché stai qua. Fai. Allora, è questo qua, l'orologio americano. Aspetta, mi siedo pure. Proviamoci, va? Verità vuole che lei, colpo di vento, stesse al suo balcone nel suo corpo salivando e attendendo, ed io per parte mia con un'orchestra come sola buona compagnia salissi per un bacio deflorato per un tempo neanche ben pagato, e io sì, sì. L'amore dura quel che deve durare, consacrato e misurato
da un orologio elementare, ma io che ho caro quel che è mio e la domanda come la risposta. Vivevo tutto questo come dietro ad una porta solo un po' discosta, perché è così che la gente vive, perché è questo che la gente fa, perché è così che ci si insegue per un morso di immortalità. È il meccanismo ottuso di un orologio falso americano che misura il tempo e tempo non c'è più, ma fermava il tempo se passavi tu. Verità vuole che lei, labbra grosse, restasse impigliata alla mia bocca più di quanto volesse. Di questo mi ricordo e poco d'altro del suo sguardo lampeggiante a ore e che svanì dentro al mondo sorridendo come ricevuta dal Signore. La rabbia e l'amore si imparano gratis, se proprio non c'è niente altro da dividersi. E noi, immobili nel cielo lucido chimico di una fotografia, perché niente come niente niente, un'orgia dolorosa e tempo squadernato e via. Ma è così che la gente vive, è questo che la gente fa, è così che ci si insegue per un morso di immortalità. È il meccanismo ottuso di un orologio falso americano che misura il tempo e tempo non c'è più, ma fermava il tempo se passavi tu. Esatto. Se la vogliamo legare. Dicevi che il primo racconto parlava di America, giusto? Quindi volendo possiamo anche andare in America un po'. Questa la sentivo quando era la prima traccia di un disco live che ascoltavo ripetutamente quando mi preparavo per l'esame di maturità una decina d'anni fa. E non sapevo ancora che avrei conosciuto Pierluigi Vaccaneo o Bormida, insomma, che diceva. E quindi no, sentivo a loop questo disco e quindi praticamente lo saprei quasi a memoria con tutti i sospiri, le cose, le accordature dei musicisti. E quando iniziava, diciamo, questo concerto, c'era il sindaco di New York, che però stasera, non ha, c'è anche stasera adesso, ma mi sembrerebbe brutto far risalire Laura qui per annunciare Simon e Gianfranco, perché siamo legati. Però quando saliva appunto il sindaco diceva "Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel", e la gente faceva un'ovazione incredibile. Adesso vorrei vedere se siete da meno rispetto al pubblico di New York allora. "Ladies and gentlemen, Simon and Gianfranco". Vedi? We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you well know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes.
It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-coo-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you well know. Oh, 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 God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Lots of mouth and shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Ooh, ooh, ooh. What's that you say, Mrs. Robinson? Don't think Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Allora facciamo l'ultima, che dite? No. Lo spettacolo era Reading di Pavese condito, esatto, di canzoni, adesso questo, esatto, diventa un'altra cosa. Vabbè. Allora no, volevo prima di tutto ringraziare i nostri tecnici che ci hanno assistiti magistralmente questa sera, sia nel soundcheck che adesso durante appunto la diretta in Mondovisione, no? Perché così. Non so se ho mai raccontato qui la storia del furto della Gioconda. Mai raccontata? No, vedo un silenzio, un silenzio di attesa. Quindi nel 1911 la Gioconda appunto fu rubata, perché i custodi entrarono nel museo, al Louvre, e videro che appunto mancava forse l'opera d'arte più conosciuta al mondo. E quindi scattò l'allarme, iniziarono subito le indagini per cercare di capire, mettere sale sulla coda su colui, coloro, colei, insomma, che avesse fatto questo furto. E si pensò a un furto di Stato commissionato dalla Germania a qualcuno per fare dispetto alla Francia. Nel 1911 sapete, insomma, che da lì a poco sarebbe successo qualcosa. Si pensò anche agli artisti dell'epoca come Picasso o Apollinaire, che volessero compiere questo gesto come sfregio nei confronti appunto dell'arte classica. Invece la realtà era molto più semplice. Un italiano che lavorava come inserviente al Museo del Louvre, ritenendo che non fosse giusto che un'opera dipinta appunto da un italiano se ne stesse lì in terra straniera, decise appunto di rubarla, ma non per specularci o per rivenderla, per fare soldi, no, decise di rubarla per riportarla praticamente in Italia. Quindi lui, quale fu il suo piano diabolico? Si nascose nel magazzino delle scope, nottetempo, era agosto, era il mese di agosto, uscì appunto dal magazzino delle scope, non c'era nessuno, c'era una sorveglianza evidentemente molto più tenue rispetto a quello che poi è successo dopo, per cui si è preso la Gioconda, l'ha staccata, si è rinascosto nel magazzino delle scope, e il giorno dopo, quando c'era appunto un po' di trambusto, poliziotti di qua e di là, lui con la Gioconda sotto l'impermeabile se n'è andato a casa. Ora è agosto, vedi uno con l'impermeabile, forse il sospetto che ci sia qualcosa che non va ti dovrebbe venire. Comunque il buon Vincenzo Peruggia, così si chiamava, con due G, pensò bene di godersela un po' questa Monna Lisa, perché dice, vabbè, adesso ho fatto questa cosa qua, se l'ha appesa in cucina, cioè aveva un monolocale praticamente, quindi si è messo la Gioconda, praticamente si è appesa lì in cucina, e siccome non aveva
per usare una metafora, tutti i giocatori in campo. Lui ci parlava anche con la Gioconda, diceva allora, e pensava che anche lei gli domandasse: allora Vincenzo, che tu mangi oggi? Ma oggi mi fa l'oliva alla scolana. Sì, perché dico oliva alla scolana? Perché scoprirono appunto, quando poi il quadro fu ritrovato, che c'erano delle goccioline di olio d'oliva, erano i fumi del fritto, perché il Vincenzo il Perugia appunto amava molto friggere le olive alla scolana, e quindi queste furono rimosse appunto nell'opera di restauro che fu fatta quando poi l'opera fu recuperata. Ma torniamo appunto al nostro Perugia nella sua cucina, che dice va bene, sono passato insomma qualche settimana, un mese, è tempo di portarla in Italia. Quindi va a Firenze, si rivolge a un mercante d'arte e dice guarda che ti ho portato. Che poi non è così, cioè non è su pergamena, è su base lignea, diciamo, però a me piace fare sto gesto, mi piace molto. E la faccio. Allora, dici questa, la riconosci, no? È la Gioconda, avrai sentito di qualcuno che ha rubato. Ebbene, sono stato io. Io te la consegno, adesso mi vado a fare un giro, magari tu controlla che sia quella autentica e non sia una copia. E quando torno, stretta di mano, la promessa che tu la porterai al Museo degli Uffizi, e questo è il nostro patto. Quando torna, il mercante d'arte non è da solo, ma ci sono due figure con i pennacchi che gli dicono: signor Perugia, venga qua, allunghi i polsi, porga i polsi, insomma, gli mettono le manette, processo per direttissima, ma un po' perché aveva fatto questo gesto per, diciamo così, con uno spirito patriottico, un po' perché, come dicevo, non ci stava proprio del tutto con la testa, la pena che gli comminarono non fu molto, molto severa. Tutta questa storia, quanto ci ho messo? 3 minuti e mezzo. Bene, un grandissimo cantautore che purtroppo non è più tra noi, che aveva la straordinaria capacità di raccontare una storia nel tempo di una canzone, ovvero Ivan Graziani, non poteva che chiamare questo pezzo Monna Lisa. Vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo, lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro, ora, Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa, Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa, Monna Lisa. La scuola è una gran cosa, e soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato, però è un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride tra le ombre e le tende di velluto, e io sto torturando la tela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa, ora! Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa, Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa, Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa, Monna Lisa. Mm-hmm.
stanno urlando, certamente mi dicono di uscire, il francese non lo afferro, per questo me ne sto ancora un poco qui a pensare, a pensare. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa, ora! Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa, Mona Lisa. Queste Baglioni non l'ha fatta ieri, diciamo, se ne sogna. Scommetto che ha fatto solo canzoni sue. Presuntuoso. Esatto. Egocentrico. Egocentrico. Allora, siamo amici, casa in cui... Eravate. Allora, eravamo, sì. Prima di stasera qualcuno gli riferirà, sì, questo. Esatto. Allora vabbè, chiudiamo con questa. O con quell'altra. No, con questa, con questa. Chiudiamo con questa, chiudiamo con questa. Potremmo farne due, proprio perché... Quindi sia perché con questa che con quell'altra. Perché li vedo... Questa la facciamo dopo. Quindi facciamo prima quell'altra. Esatto. Okay. Allora, quando è che si torna a votare qui? Com'è? 25? Ci vediamo a settembre, cioè da settembre in poi, non, cioè abbiamo ancora 2 anni, giusto? Quale mandato sei? E allora, apposta, figurati. Allora, però, insomma, parlavo di elezioni perché in effetti l'Italia, ma forse chissà, pure all'estero, non lo so, però insomma noi se non andiamo a votare ogni tanto ci sentiamo male, noi se una volta facevamo cadere apposta i governi per andare a votare più spesso, adesso magari o li fanno tra di loro oppure insomma pure si va a votare un po' più spesso, comunque meno spesso, però appunto questa giornata in cui ci si reca alle urne innanzitutto è molto particolare perché è l'unico giorno in cui si usa il verbo recarsi, perché normalmente insomma recarsi non ci si reca da nessuna parte se non alle urne, cioè, io non ho mai sentito mi reco dal lattaio, forse non so mia nonna, ma... invece ci si reca alle urne, un po' come quelle cose di cui non puoi fare a meno, come il servizio d'estate sugli anziani che devono bere molto, cioè stare non uscire nelle non ore uscire più calde. Nelle ore calde, quelle cose lì, oppure il bollino nero in autostrada, quelle cose lì, o Gasparri che dice vabbè insomma esiste ancora, sì, sì. E a proposito di elezioni appunto e allora c'è questa giornata appunto che è particolare, che Gaber racconta insieme a Luporini, diciamo da par sua. Questa è quella. Questa è quella giusta. Generalmente mi ricordo
una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile, in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai quando ci sono le elezioni. Una curiosa sensazione che rassomiglia un po' a un esame, di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola quando ci sono le elezioni. Persino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia democrazia. Mi danno in mano un paio di schede, grazie, e una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata. E vado verso la cabina, volutamente disinvolto, per non tradire le emozioni. E faccio un segno sul mio segno, come son giuste le elezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita, così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. Democrazia. Facciamo l'ultima, vedo la signora, c'ha freddo, fa un po' freschino, vero? Sfrutto per mandarli via tutti, sennò questi si vengono freddo. Faccio, insomma, c'è qualcuno che ha freddo, insomma, strumentalizza, viene... così. Strumentalizza, vabbè, con gli strumenti in mano. Certo. E allora chiudiamo con questo pezzo di Fabrizio De André. Esatto. Fabrizio André, che probabilmente non faremo mai perché non si accorda, non si accorda. E quindi chiudiamo in maniera eclatante, diciamo, perché proprio c'è un finale eclatante. E davvero grazie ancora, cari concittadini. Come ho detto all'inizio, è sempre un piacere tornare qui a Santo Stefano Belbo. Niente, è stato bello portare al termine questa serata, che c'era molte ecco, infatti, molte incognite degli imprevisti, ma invece poi il palco fa delle magie e anche un po' Loki aiuta in qualche modo, quindi insomma è stato davvero anche un po' il Moscato fa delle magie, anche un po' il Moscato fa delle magie. Tu hai bevuto, ne hai abusato? No, abusato no.
Io non solo acqua ho bevuto, penso. Non è vero, no. C'è chi può testimoniare il contrario, ma poco. Allora, questa canzone con la quale chiudiamo, Fabrizio De André, la storia che si svolge nel 1861 vicino a un fiume che si chiamava Saint Creek, appunto la storia la scrivono i vincitori, in quel caso le giacche azzurre valorosissime riuscirono a sconfiggere, pensate, dei nativi americani, quelli che chiamiamo indiani, dove in quel villaggio, quel momento, c'erano soltanto donne, vecchi e bambini, insomma, quindi insomma, ecco, poi è passata come una grande battaglia, in realtà poi De André, che sapete, andava a scavare e scovare anche tante storie per raccontare appunto la storia da un altro punto di vista, ci ha regalato questa canzone. Sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Un generale di 20 anni, occhi turchi e giacca uguale. Un generale di 20 anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del sangue. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del sangue. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini giocano nel letto del Saint Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek. Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del sangue. Ooh.
Grazie. Pierluigi, vieni, vieni. Chiudi tu. Beh, adesso non è che puoi far finta di tossire, eh? Ma Vaccaneo. Lascia fare. Vaccaneo, Vaccaneo. Vaccaneo. Bormida. Ho capito, vabbè. Cioè, ero indeciso, ho sbagliato. Gaggie, gaggie. Gaggie l'ho detto. Vabbè. Gaggie ma l'ho detto. Rigoglio? Rigoglio non c'era. No, ma no, allora adesso metto in piazza proprio in senso... proprio te. Allora... L'anno scorso, appunto, io ho letto... No, era due anni fa, ma... Due anni fa, comunque. Vabbè, quindi sono due anni che andate avanti questa cosa qua. Allora, c'era la parola scritta R-I-G-O-G-L-I-O. Io quando ho letto rigoglio. E loro due, rigoglio, rigoglio. Si dice rigoglio, rigoglio. Abbiamo controllato e si dice rigoglio. E loro... Comunque il contrario, Neri. L'hai presa al contrario, perché noi dicevamo rigoglio, sì. Diciamo rigoglio. Tu stai allora, perdendo ciao. Tutte le certezze, stai perdendo. Tutte le certezze stai perdendo. Vabbè, ma non sta bene stasera. Ma sì, stai Loki. Ma hai preso Loki con la barbera. Non, Loki nell'acqua. Lo fa un po' effetto droga. Nell'acqua, sì. La droga fa male, come dice Mancini, solo che. Esatto. Ma infatti lui è, capito, è andato via per non. Sì, sì, solo che quando vedi quello spot ti viene voglia di... in Arabia, sì. No, anche di farti qualsiasi cosa. Vabbè, quindi niente, vabbè, insomma, è andata così. Stasera, due anni fa, rigoglio, esatto. Che era giusto. Quindi comunque, cioè, la cosa importante è che avevo detto giusto. Poi adesso che serve... Certo, adesso però non se lo ricorda, se è una cosa o l'altra. No, perché a forza di dirmelo, insomma, adesso gli effetti della cosa... È perché forza di fare sto lavaggio del cervello voi che, sì, perché insomma, tutti che gli siete anni di squadre strane venire. Che ti fate squadre diciamo così e quindi niente, ciao, grazie. Ce l'aveva con Domenico comunque ha detto al singolare, se io sto da solo voi siete in due, se no voleva certo. Diceva bravissimi nel noi siamo caso. Gemellati comunque le nostre squadre sono gemellati. Noi siamo gemellati Vabbè non si direbbe che è della Juve perché di solito quelli della Juve qui non lo posso dire perché ce ne sono tanti juventini. Quanti juventini sono? A posto. Però facciamo una controprova. Quanti interisti ci sono? Ah dai, qualche. Però quegli interisti sono più. No, ce n'è una che. E basta. Gli altri. I laziali? Sono io. Io da solo. In tutta la piazza sono io. Milanisti? No, milanisti no, non ce li abbiamo. No, addirittura. Cioè nemmeno un milanista, no, cioè io so che c'è qualcuno. Genoano. Toro, giustamente. Certo che Toro. Però. Toro, quanti del Toro, alzate. Quindi questo derby. Sempre me, cioè comunque noi non ce l'abbiamo. Beh, con noi siamo voi. I nostri pieno. Nemici non siete voi. Esatto. Noi siamo a punteggio pieno. Vabbè, ma che cioè, sta diventando cos'è? Che cioè, era uno spettacolo tutto dignitoso. Così adesso arrivi era tu. Uno spettacolo vabbè, di un certo livello. Poi mi ha chiamato sul palco ed è finito tutto. E per usare una variazione del tuo cognome, svacchiamo adesso così. Esatto. Uno poteva andare a casa con un ricordo così poetico, pavese, queste canzoni così. Svacchiamo, quello potrebbe essere. Perché qualcuno una volta mi ha detto guarda che si diceva Vaccaneo, penso che sì, forse era anche un audiolibro qualcosa del genere che era uscito quello con ecco no c'era qualcosa l'audiolibro con va bene Demo. Adesso stasera andando a casa date una carezza ai vostri bambini dite è un momento quasi mistico, si fa fatica ad andarsene vero sì. Soldi potresti farla, senti quello. Il papà di Silvia. Papà di Silvia, va bene, l'ho riconosciuto, facevo così, battute. Veramente devo fare soldi, dai, so. Dai. La può fare soldi. Poi ci salutiamo. Poi. Sì. L'avete sentita già soldi? Lui fa soldi, sì. Io mi appoggio qua. Tu Baglioni te l'ha accordato il pianoforte? Te l'ha accordato bene? Ah, boh, a posto. Pensavo che mi portaste via quel bottiglione, invece no, vedo ancora. Allora. Meno 30 gradi. Sì, in effetti si dice rigoglio.
E loro rigoglio invece. Allora, vabbè, insomma, se la, già la conoscete, insomma, Soldi è la versione, io la faccio nella versione di Branduardi. Branduardi canta Mahmood praticamente, perché per chi non conosce, cioè, il fatto che tanti cantanti che un tempo vendevano dischi e che ovviamente erano abituati a vendere vinili, quando c'erano i vinili, poi è arrivato il digitale, adesso insomma la musica si ascolta sui telefonini, al computer, insomma è impalpabile, non c'è più il supporto fisico, no? E dove si ascolta appunto la musica? Appunto sui telefonini, in queste piattaforme, e chi l'ascolta? Soprattutto i giovani. E che musica ascoltano i giovani? Soprattutto rap, trap, bapper, quella roba lì. E allora Branduardi appunto ha fatto questa cover del brano che ha vinto Sanremo qualche anno fa, di Mahmood, proprio per avere un po' di visibilità in più, per ritornare diciamo un po' in auge. E è giusto specificare che Angelo ha lasciato inalterato il testo, proprio esattamente dall'inizio alla fine il testo è quello, la melodia l'ha lasciata inalterata, l'armonia, la progressione armonica è esattamente la stessa, quello che cambia leggerissimamente è il tempo, perché vi ricordate come faceva, no? Appunto, in periferia va molto caldo, mamma sta tranquilla, sta arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma l'altro, beve champagne sotto la madonna, alla TV dando Jackie Chan, fumo un arghile, non la faccio tutta, era soltanto per quella. E quindi cambia soltanto il tempo, che è leggerissimamente più lento di questo, capite? Non è così, ma è un po' meno. Se c'è stato qualcuno che stesse mettendo in dubbio che non esista la versione di Branduardi che canta Soldi di Mahmood, malfidati che non siete altro, non è perché non esiste, ma perché Branduardi è troppo raffinato per chiamare un pezzo Soldi, che è volgare come termine, Soldi. Se cercate Pecunia forse avete più possibilità di successo. Allora, quindi non così, ma... Oh. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro, beve champagne sotto il Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, e come va, e come va, sai già come va, e come va, e come va. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno. Tutti mi sei. Pensavi solo ai soldi, soldi. Già, già, dimmi che volevi solo soldi, soldi. Già, già, dimmi che mi chiedevi come va, e come va, e come va. Sai già come va, e come va, e come va. Voi sapete che a un certo punto della canzone, o perlomeno non so se ve lo ricordate, ma a un certo punto della canzone Mahmood canta in arabo per parlare a suo padre, perché appunto è roba di panni sporchi da lavare in famiglia, lui lo fa appunto in una canzone, e quindi si rivolge in arabo a suo padre perché hanno delle cose da dirsi, insomma. E quindi noi chi siamo per entrare nel merito di questa cosa qua? Ci ascoltiamo la canzone e sentiamo appunto Mahmood che canta in arabo. Come dicevo prima, Angelo ha lasciato inalterato appunto il testo nella sua interezza, e quindi a un certo punto quando ascolterete la canzone nella versione di Angelo non stupitevi se a un certo punto appunto Angelo canterà in arabo dicendo Valadi, Valadi, Habibi Talena. Ma mentre sta per cantare la seconda parte di questa strofa in arabo, ecco che nello studio di registrazione si trova a passare Fabio Concato. Fabio Concato è un po' invidioso in quel momento del suo collega che
sicuramente grazie a questa versione fantastica di Soldi di Mahmood avrà tantissime visualizzazioni su YouTube, tanti scarichi su Spotify, avrà un'impennata nella sua popolarità e quindi, preso da un moto di invidia nei confronti del collega, entra di soppiatto nella sala dove si sta registrando, dà una piccola spallata ad Angelo, si impossessa del microfono e mette anche lui il suo timbro in questa meravigliosa canzone, appunto sperando una maggiore popolarità. E quindi Vanadi, Vanadi, Habibi, sembra una vera. E già che c'è. Domenica ti porterò sul Nilo, magari mi vestirò da Tutankhamon, un giro ad Alessandria, un'altra Sharm el Sheikh, un kebab, due falafel, io e te. A spender soldi, soldi, cia cia, dimmi che pensavi solo ai soldi, soldi, cia cia, alla fiera dell'est per due soldi, soldi, un topolino mio padre comprò per due soldi, soldi, un topolino mio padre mi chiede come va e come va e come va, sai già come va e come va e come va, mi chiedi come va e come va, come danna, sai già come va e come va e come va. La canzone sembrerebbe finita, sembrerebbe finita, ma infatti voi non avete applaudito perché avete capito che la canzone non è finita, perché proprio mentre stanno scorrendo le ultime note, appunto mentre stanno registrando nello studio di registrazione, si trovano a passare i Pink Floyd. I Pink Floyd sentono questa canzone e capiscono che c'è qualcosa che li riguarda e quindi sfondano la porta della sala dove appunto si sta registrando, si prendono il microfono, spostano Angelo e Fabio e dicono: il pezzo lo finiamo noi. Il pezzo non può che finire così. Money. Grazie. Grazie a Neri Marco Re, Domenico Mario Renzi. Li invitiamo l'anno prossimo di nuovo? Sì? Li facciamo venire ancora? Mi tocca, ti vogliono loro. Dipendesse da me, no. Chiaramente, però. Noi, dipendesse da te, ci vedremo solo allo stadio. Diciamo, esatto. Sì. Grazie. Grazie, grazie. Buona a tutti. Serata a tutti, buonanotte. A domani. Ma non c'hai i tempi, allora, due, tre, vai, via. Ecco.